Buonasera e ben ritrovati. Tra poco parte dentro la notizia. In apertura ci occuperemo delle Olimpiadi di Pechino perché sono arrivate due strepitose medaglie. Una dalla intramontabile Arianna Fontana, bronzo argento nei 1500 metri donne di short track. Anche la staffetta azzurra maschile ha vinto il bronzo nella propria categoria di specialità. Faremo il punto della situazione per quanto riguarda l'emergenza sanitaria in Puglia. Dal 31 marzo, con la fine dell'emergenza, potrebbe scadere anche l'impegno del Comitato Tecnico-Scientifico dopo 2 anni. Ci occuperemo anche della cittadinanza onoraria della città di Cerignola alla dottoressa Loretta Colasuonno, vice questore del commissariato di pubblica sicurezza della città opatina. E per quanto concerne ancora lo sport, il calcio, la Champions League con gli ottavi di finale e con l'attesa tra poco in campo Inter-Liverpool. Dunque, l'apertura del giornale è dedicata questa sera alle Olimpiadi invernali di Pechino. Dopo 2 giorni sono tornate le medaglie per la spedizione azzurra, una più bella dell'altra, e sono arrivate entrambe dalla stessa disciplina, lo short track. Emozionante giornata da ricordare per la spedizione azzurra a Pechino 2022. Due super medaglie sono arrivate dallo short track a compensare le forti delusioni della mattina da sci alpino e di fondo. Una immensa Arianna Fontana conquista alla photo finish un super argento nella prova dei 1500 metri donne. Battuta per soli 3 millesimi, 3 la svizzera Schouten, mentre l'oro va alla sudcoreana Choi. Arianna ha eguagliato il record di 11 medaglie contro le 10 della fondista Stefania Belmondo. Poco prima era giunto lo strepitoso bronzo della staffetta azzurri uomini con Confortola, Siegel, Cassinelli e Dotti. Esultanza e gioia dopo photo finish con la Russia ai piedi del podio. Argento alla Sud Corea e l'oro al Canada. Con il risultato di oggi saliamo a quota 15 medaglie, ampiamente superata Pyeongchang 2018. Mimmo Siena, World News 24. Ed ora occupiamoci della emergenza sanitaria in Puglia. I numeri continuano a decrescere. Nel bollettino regionale sono stati esattamente 4.498, con 1.264 nel Barese, 1.155 nel Salento, 726 nel Foggiano, 566 nel Tarantino, 405 nel Brindisino e 331 nel BAT. Intanto, con la scadenza dello stato di emergenza che avverrà il prossimo 31 gennaio, dovrebbe cessare anche l'attività del Comitato Tecnico-Scientifico. Ad affermarlo è un membro dello stesso. Non credo che sarà prorogato lo stato di emergenza, quindi ci insuglierà anche tale comitato. Non credo che dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato. Parole che si traducono in un sospiro di sollievo per un paese che poco meno di 2 anni fa scoprì restrizioni e lockdown e che oggi invece è vicino al completamento della campagna vaccinale. Resta aperto il tema del Green Pass con un dibattito acceso tra gli oltranzisti che vorrebbero eliminarlo da subito e attendisti che preferirebbero ancora rinviare di qualche mese. Adesso parliamo della cronaca, la vicenda legata all'ospedale Covid di Bari. Ci sono state delle novità importanti. Per i dettagli sentiamo la redazione di Teleregione. Discrepanze tra le opere realizzate e quanto riportato nei documenti contabili, criticità sulle modalità di redazione degli atti contabili e dubbi sul calcolo economico delle migliorie che avrebbe causato un aggravio di costi quantificati in 1.200.000 euro, il 13% in più rispetto al valore dell'appalto iniziale di 9 milioni e mezzo. Sono alcuni dei rilievi fatti dai componenti della commissione di collaudo dell'ospedale Covid realizzato nella Fiera del Levante di Bari durante l'audizione in prima commissione consiliare. L'audizione
era stata richiesta per fare chiarezza sulle spese sostenute per l'allestimento dell'ospedale Covid e rientra nell'ambito della più ampia indagine amministrativa sulla gestione da parte della Protezione Civile Pugliese dell'emergenza, dopo l'arresto dell'ex capo dell'ente Mario Lerario, finito in carcere lo scorso 23 dicembre con l'accusa di aver intascato due tangenti. L'appalto iniziale per l'ospedale Covid prevedeva una spesa di 9 milioni e mezzo di euro, poi sono state chiesti 5 varianti al progetto che hanno fatto lievitare il costo a 19 milioni circa e i rilievi della commissione di collaudo diventano benzina sul fuoco delle polemiche politiche. Il gruppo regionale di Fratelli d'Italia torna a chiedere l'istituzione di una commissione di indagine sulla gestione dell'emergenza Covid in Puglia. Oggi più di ieri, aggiungono i consiglieri di una delle forze d'opposizione, dopo aver ascoltato che i componenti della commissione collaudo nutrono seri dubbi sul calcolo economico delle migliorie per la realizzazione del Covid Hospital. Ed occupiamoci adesso di cultura, perché è stato presentato lunedì presso la Biblioteca Lavagna Capitana a Foggia il romanzo della scrittrice e blogger Tiziana Cuttano dal titolo Il segreto più bello. Rispetto ad altri romanzi, questo testo racconta di un'intensa storia d'amore che cambierà la vita stessa dei protagonisti, in particolare di Anna, che dopo un incontro inaspettato cambierà la sua visione dell'amore. Tiziana Cuttano sin da piccola aveva la passione per il giornalismo, attualmente responsabile comunicazione dell'ASD Foggia Volley di pallavolo Serie C e ha collaborato con quotidiani ed emittenti online cittadine. Molta strada da fare, ancora unita alla testardaggine di ovviamente di chi non molla mai. Ed eccoci alla pagina sportiva, il calcio, oggi turno infrasettimanale del campionato di Serie D, beffa amara per l'audace Cerignola che si vede sfuggire i tre punti al novantesimo, quindi 1-1 contro l'Altamura, il Bitonto pareggia e la raggiunge di nuovo in vetta alla classifica. Riviviamo i momenti più esaltanti di questa sfida nel racconto del nostro inviato Tonino Giancola, tratto da Sport 24 Live Serie D. Vantaggio dell'Audace, vantaggio dell'Audace sugli sviluppi di un angolo, una piccola mischia nel centro dell'area, fatti e riparti, arriva Malcone dalla linea del dischetto dell'area, un sinistro imparabile che si insacca al sotto la traversa della porta di questo dal portiere dell'Altamura, mentre siamo giunti al 28esimo, un minuto fa il vantaggio dell'Audace, Altamura 0, Audace 1. In questo momento c'è un calcio di rigore per l'Altamura. Calcio di rigore per l'Altamura, mentre siamo giunti al 43esimo della ripresa. L'azione, che c'era un'azione di contropiede che stavamo portando avanti, abbiamo perso palla ingenuamente a centrocampo, l'Altamura è ripartita e c'è stato questo fallo al limite dell'area, credo che sia stato Durval a commettere un fallo stupido, ingenuo. Lo diamo in diretta. Peccato, perché stavamo dominando la partita dall'inizio, Mimmo, dall'inizio. Ecco, ha segnato l'Altamura. Adesso con l'aiuto della nostra regia andiamo a vedere tutti i risultati della giornata che si è appena conclusa. Dunque, a San Giorgio Bitonto batte San Giorgio 1-0, Nola Lavello 0-0, a Rotonda Brindisi batte Rotonda 3-1, a Sorrento Francavilla batte Sorrento 2-0, Bisceglie Nardò 2-1, Casarano Casertana 3-2. Questa partita ha avuto nei 90 minuti davvero qualcosa di particolare.
pazzesco, perché la Casertana era avanti di 2 reti e nel corso del primo tempo il Caserano li ha recuperati e ha sorpassato i rivali campani, vincendo poi la partita. A Gravina, Nocerina batte Gravina 2-0, Molpetta Marillianese 1-0, Altamura Audace Cerignola 1-1 e Vasano Matino 2-2. Andiamo a vedere anche la classifica, eccola qui: Audace Cerignola è ridotto 52 punti, Vasano e Francavilla a quota 44, Gravina 42, Molpetta e Nocerina a quota 35. Va anche detto che la prossima sfida della formazione Opantina sarà domenica prossima al Monterisi contro il Gravina, che ha pareggiato contro appunto la formazione che vi dicevamo prima, se la regia un attimino ci dà l'aiuto, anzi che il Gravina è stato sconfitto, lo dicevamo, dalla Nocerina con il punteggio di 2-0. Adesso la Champions League, perché questa sera c'è attesa per quanto riguarda la chiusura, la conclusione della prima tranche delle partite degli ottavi di finale. In campo in questo momento, mentre andiamo in onda, la sfida di San Siro tra Inter e Liverpool. Vediamo la situazione aggiornata al 5° minuto del primo tempo, lo vedete 0-0. 6° minuto invece a Salisburgo, tra Salisburgo e Bayern Monaco. Ricordiamo che ieri nelle partite del martedì il Manchester City ha battuto 5-0 lo Sporting Lisbona, mentre il Paris Saint-Germain al 93esimo aveva battuto il Real Madrid per 1-0. Quindi questa è la situazione aggiornata delle due partite, sia per quanto riguarda Salisburgo Bayern Monaco 0-0, che per quanto riguarda Inter Liverpool 0-0. Naturalmente, per tutti gli approfondimenti, l'appuntamento come sempre per domani mattina alle 8 con Mattina 24 Live. Sono le 21:09, termina qui Dentro la Notizia del 16 febbraio. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.